Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno particolare al presidente Raúl Castro. E particolarmente buenos días al presidente Fidel Raúl Castro. Oggi per noi è un giorno di grande gioia. Hoy para nosotros es un día de gran alegría. È un giorno di gioia per i nostri governi che hanno lavorato in questi mesi e continueranno a lavorare nei prossimi mesi. Es un día de gran alegría para nuestros gobiernos que han trabajado durante muchos meses y van a seguir trabajando aún. Ma è un giorno di gioia anche e soprattutto per i tanti italiani che amano Cuba e i tanti cubani che amano l'Italia. Pero es un día de gran alegría sobre todo para todos los italianos que aman Cuba y para todos los cubanos que aman Italia. Oggi è un giorno nel quale possiamo toccare con mano. Hoy es un día en el cual nosotros podemos tocar con mano. Che molto sta cambiando, che la storia fa il suo corso. Que muchas cosas están cambiando, que la historia sigue su curso. E che vogliamo e dobbiamo essere protagonisti tutti della storia che cambia. Y que queremos y vamos a ser todos protagonistas de la historia que está cambiando. Sono grato al presidente Castro per avermi raccontato tante cose straordinariamente interessanti. Le agradezco mucho al presidente Castro por avermi narrado tantas cosas interesantes. E ho pensato che la relazione tra Italia e Cuba nasce nel corso dei secoli, quando alcuni architetti e ingegneri italiani. Y pienso también que la historia entre Italia y Cuba nace cuando algunos arquitectos e ingenieros italianos costruirono e progettarono la Baia de La Habana, la famiglia Antonelli. Cuando la familia Antonelli construyó y proyectó la Bahía de La Habana. Ma quando il presidente mi ha raccontato la storia della sua famiglia, di suo padre che veniva dalla Galizia e tutto ciò che ha segnato anche la storia di questo secolo, mi sono fermato ad ascoltarlo. Pero cuando el presidente me narró la vida de su familia y la vida de su padre que procedía de familia, que procedía de Galicia y me ha narrado toda esta historia, yo sencillamente me detuve, fascinado a escucharlo. Venga più vicino. Venga più vicino. Lei parla in italiano. Brava. Perdone. No problem. Está encerrada allí la. Pégate aquí, no te ponga nervioso. Aquí queda. Oggi però è tempo di scrivere una pagina nuova nella storia tra Italia e Cuba. E io sono molto, molto, molto convinto che possiamo fare tanto insieme. E io sto molto, molto convinto che possiamo fare molte cose juntos. Ah, perdono, io credo che era un cubano che stava. Le chiedo scusa, pensavo fosse un cubano. Perdone, perdone. Sì. E allora, nel corso delle prossime settimane, durante las próximas semanas, nelle prossime settimane lavoreremo insieme a vamos tutti a i livelli, juntos en todos los niveles. Il viceministro Calenda e il sottosegretario Giro saranno a Lugo, a La Habana. Il subsegretario Giro staranno in Cuba. Abbiamo preso degli impegni per lavorare su alcuni progetti specifici. Nosotros tomamos algunos hecho algunos compromisos para poder trabajar en algunos aspectos específicos. Ma lasciatemi dire, concludendo, pero permítanme finalizar que, diciéndoles que la sfida più bella riguarda, que el reto más importante se refiere la creazione di un mondo più giusto, a la creación de un mundo más justo que combatta la povertà, che luce contro la pobreza, che combatta gli squilibri e le ingiustizie, che combatta los desequilibrios y las injusticias, e che veda tutti i paesi a provare finalmente a scrivere una pagina nuova nella storia. Y que le permita a todos los países finalmente poder construir juntos una nueva página de historia. L'Italia vuole essere protagonista di questo percorso. Italia quiere ser protagonista de este nuevo recorrido. Cuba
sarà protagonista di questo percorso. Cuba será protagonista de este recorrido. E insieme, y juntos, dopo l'incontro di oggi, aspettiamo il presidente Castro. Después del encuentro de hoy, nosotros esperamos que el presidente Castro. In un lungo programma italiano. En un largo programa de trabajo italiano. Ma anche tanti imprenditori italiani avranno l'occasione di lavorare con più forza a Cuba. Pero también muchos empresarios italianos van a tener la posibilidad de trabajar fuertemente con Cuba. Grazie al Presidente e grazie a tutti voi. Oggi, gracias al Presidente y gracias a todos ustedes. Per noi è un giorno straordinariamente importante. Hoy para nosotros meglio, es un día especialmente importante. Ma il meglio deve ancora venire. Pero la mejor cosa todavía tiene que suceder. Bienvenido. Bienvenido. Estimados amigos. Cari amici. Acabamos de concluir una importante reunión con el primer ministro de Italia. Nella nostra, abbiamo appena concluso la nostra riunione con il primo ministro italiano. Hablamos de todo. Il presidente del Consiglio. Abbiamo parlato di tutto. De la historia. Abbiamo parlato di storia, del passato, dell'attualità, anche della storia recente, dell'attualità. Y de las relaciones históricas que han existido. Entre italianos y cubanos, e abbiamo parlato anche dei rapporti storici tra l'Italia e che Cuba. Che perlomeno en el carácter y en la fuerza de la voz. E noi italiani, almeno nel carattere digo, e nella forza della nostra voce, ci assomigliamo tanto molto. Tanto los cubanos como los italianos gritamos bastante. Vi riferisco alla voce perché sia gli italiani che i cubani in genere parlano sempre a voce alta, piuttosto un tono alto. I rapporti perfecta, sono perfetti. Diciamo che siamo in un momento ottimo nei nostri rapporti, gli scambi commerciali, anche con un grande balance, anche se importamos c'è parecchia differenza tra le importazioni dell'Italia, se mantiene i progressi e le esportazioni. Nel prossimo tempo, nel prossimo tempo, parecchie differenze, ma speriamo che ben presto, indubbiamente, sicuramente riusciremo a sviluppare i nostri rapporti commerciali. Culturale, possiamo dire la stessa cosa anche dei nostri rapporti culturali. In todos los aspectos, sono ottimi. Accademica, tutti gli aspetti, eccetera. Rapporti accademici, e ora, eccetera. E adesso ci sono anche gli affari. Italia sta giocando in questo momento, e di questo tema conversiamo anche, l'Italia svolge attualmente un ruolo molto importante, ne abbiamo parlato nel nostro colloquio, nel negoziato che stiamo portando avanti con l'Unione Europea. E che speriamo questo anno poterla concludere. Speriamo di poter concludere questo accordo con l'Unione Europea alla fine di quest'anno, entro la fine di quest'anno. Ovviamente ci sono delle differenze. Tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias. Ma ovviamente dobbiamo cercare di vivere, di convivere con le nostre con differenze, Unidos così come stiamo facendo ora momento. Noi con gli Stati Uniti. Pero hay que ser respetuoso con las ideas de los demás. Bisogna rispettare le idee degli altri, anche se non coincidono con le nostre. Tengo idee. La plena seguridad. Io sono certo che con Italia, che con l'Italia, y sobre todo con el gobierno actual, e soprattutto con logremos un l'attuale gran governo, riusciremo ad andare avanti, di migliorare questo punto, no risolvere le nostre esistir, differenze, i nostri dissensi, che in realtà non sarebbero mai dovuti esistere, come abbiamo già detto prima. Sono stati dei problemi importati da altri scenari lontani. Stiamo ora risolvendo. E noi stiamo cercando ora di risolvere questi problemi. Abbiamo ereditato cose cattive, per così dire, dai nostri amici, anche se sappiamo che è stato un governo, anzi, una persona, un presidente. Presidente, una persona. Che trasportò qui. Che ha la trasportato Europa, qui dire, in Europa la questa proposta sulla Cuba. Posizione comune di fronte a Cuba. Sappiamo bene chi è stato. Comunque sia, ormai queste cose sono superate. Perché, perché il luogo dove è nata questa proposta, anche se poi hanno chiesto ad un altro di proporla, ormai i nostri rapporti li stiamo risolvendo. Sicuramente questa strada non Tal è facile. El 28 de mayo, forse después de los 45 il 28 maggio, días,
che se necessita che le dopo i 45 giorni necessari affinché il congresso americano risponda al presidente, forse il 28 maggio finalmente il presidente che non può impedire, ma il presidente comunque ha già preso una sua decisione, forse finalmente il senato della lista dei paesi degli Stati Uniti ci toglierà dalla famosa lista dei paesi terroristi. Come dije en un discurso reciente alla cumbre de Panamá, nel mio discorso al vertice delle Americhe de dicha región, a Panama, innanzi a tutti i capi di Stato e di Governo della regione, come ho già spiegato ai miei amici italiani, noi in realtà non avremmo mai dovuto far parte di questa lista di paesi terroristi. E dinanzi a tutti i capi di Stato e di Governo ho chiesto, ma com'è possibile che i terroristi siamo noi, noi che abbiamo le vittime? Chi los asesinò? Chi ha pagò esos asesinati? Chi ha pagato queste uccisioni? Che siamo terroristi del governo e guarda caso noi siamo terroristi dal governo di Reagan. Io naturalmente avrei bien di Obama. E ovviamente in quel vertice ho parlato bene del presidente Obama. L'ho escluso, diciamo, l'ho discolpato. E poi nel mio discorso scritto ho tolto, quello scritto poi l'ho tolto. E tuttavia poi alla fine l'ho detto. Ho detto nel mio discorso che era un uomo onesto. E lo dico anche qui dinanzi a voi, anche se ovviamente un presidente degli Stati Uniti in teoria dovrebbe tenere presente tutte le circostanze presenti nei paesi. Io dico se al 77% della nostra popolazione attuale, che il 77% della popolazione attuale è nata sotto l'embargo americano. Perché e questo l'ho detto anche ad Obama, la maggioria mi sono rivolto ad Obama per dirgli chiaramente che quando sono state applicate queste leggi lui non era nemmeno nato. E gli ho detto inoltre che ho letto due biografie sue. E che considerava che attuava così tenendo in cuenta anche il suo origine umile. E ho detto che lui sicuramente agisce in questo modo oggi grazie alla sua origine umile. Il blocco comunque esiste ancora, l'embargo il presidente attuale è ancora lì, ma come voi sapete il presidente attuale ha una minoranza in entrambe le camere del congresso. È decir che nostra relazione è anche. Quindi i nostri rapporti sono ottimi. Le hice una invitación al primer ministro para que este propio año nos hiciera una visita. Ho fatto un invito ufficiale al Presidente del Consiglio affinché si rechi a Cuba quest'anno. Io ho accettato di venire un solo giorno, ma un giorno semmai verrò, ma un giorno non in visita ufficiale, affinché io riesca a visitare questo bellissimo paese. Por la mañana tuve una reunión muy agradable con su santidad el Papa Francisco. Questa mattina ho avuto una riunione, un colloquio molto gradevole con il Papa Francesco. Lui è un gesuita, come ben sapete. Anch'io, in un certo qual modo, perché io sono sempre stato in scuole di gesuiti. Ad un sacerdote molto famoso in America Latina, brasiliano, Fray Beto. Della teologia della liberazione. Un teologo della liberazione, un membro che è stato poi incarcerato durante la dittatura ed era un grande intellettuale, era più giovane di me lui. E io le decía a Fray Beto, io ho oído más misa che Fray Beto, io ho sentito più messe di te. E quando il Papa vaya a Cuba en el mes e de septiembre, il Santo Padre si recherà a Cuba a settembre, iré a todas las misas io prometto di andare a tutte le messe, le sue messe. E con satisfacción. E in modo molto soddisfacente, con grande piacere. Sono uscito da questo colloquio molto colpito, veramente colpito, per la sua saggezza, per la sua modestia. E per tutte le virtù che conosciamo che lui ha. Io, come raccontavo a voi, nel circolo di dirigenti
de mi país. Io, come l'ho già detto nel circolo dei dirigenti del mio paese, del Papa. Io leggo, e l'ho già detto anche a loro, leggo tutti i discorsi del Santo Padre, del Papa, grazie, soprattutto i commenti che lui fa. E ho detto al Presidente del Consiglio, se il Papa continua a parlare così, prima o poi io ricomincerò a pregare e ritornerò alla Chiesa cattolica. E non lo dico per scherzo. Io sono comunista. Il Partito Comunista Cubano. Del Partito Comunista Cubano. Il partito non ha mai permesso la missione dei credenti. Oggi stiamo permettendo tuttavia che ci siano dei credenti, già un passo importante. E per avere un incarico importante è stabilito nel nostro partito che non bisogna svolgere un incarico importante, non bisogna far parte del partito, bisogna semplicemente accettare il programma del partito. Quindi stiamo dando dei passi, facendo dei passi avanti. Quindi piano piano andiamo avanti. Totalmente in cuerpo e alma, cumpliendo, metido en la tarea del cumplimiento, del perfezionamento del nostro sistema. E noi stiamo quindi cercando di portare avanti il nostro perfezionamento del nostro sistema politico, economico e culturale, ma non è facile, tuttavia. È molto più difficile di quanto non immaginassimo. Ed è molto difficile, fondamentalmente, perché non vogliamo prendere delle misure che danneggino il nostro popolo. Non vogliamo delle politiche da shock, non vogliamo che nessuno rimanga sulla strada. È vero che veniamo spesso accusati di non rispettare i diritti umani, ma chi rispetta i diritti umani nel mondo? Quale paese? Chi rispetta i diritti umani? La salute è un diritto umano o un negozio? La salute è un diritto umano o semplicemente un business? A Cuba è un diritto umano, fa parte dei diritti umani e spendiamo moltissimo per la salute del nostro popolo. Umano o un l'istruzione è un business oppure è un diritto? A Cuba è totalmente gratuita l'istruzione. A livello universitario fino all'università può ingressare. Chiunque può studiare gratuitamente, ovviamente chi studia, ovviamente non chi non studia, ma chiunque voglia studiare può farlo gratuitamente. Quando si utilizzano i diritti umani non devono essere tuttavia strumentalizzati, usati con finalità politiche, soltanto per usarli nella cattiva politica. Tuttavia anche noi riconosciamo i nostri errori, le nostre difficoltà, ma abbiamo resistito. Chi poteva immaginare che la dittatura dei Castro, come alcuni la chiamano, può obbligare un popolo intero a resistere, possa obbligare un popolo a resistere quanto ha resistito il popolo cubano? Chi poteva immaginare questo? Quiero decirle, querido amigo, con questo, cari amici, stare un rato ma con vorrei dirvi che vorrei stare più a lungo con voi, vorrei cercare di rispondere alle vostre domande, ma purtroppo oggi non posso, perché sto andando in aeroporto, da qui andrò in aeroporto. Devo attraversare l'Atlantico, poi ho i venti contrari, sono molte ore di volo. A Cuba, una visita e inoltre oggi arriva il presidente Hollande in visita ufficiale, il presidente francese, e non mi sembra molto carino lasciare che il presidente arrivi prima di me. Ringrazio il presidente del Consiglio, grazie della sua cordialità, grazie di tutto quello che ci ha offerto sin dal nostro arrivo. Noi siamo giunti da Mosca, qui nella capitale italiana, da Mosca, e parto da qui molto soddisfatto, molto contento di questa visita, di questo colloquio con lei e anche di questo incontro con i giornalisti. Grazie e alla prossima. Grazie.